Allora, vi voglio ringraziare innanzitutto di essere presenti nonostante questa giornata molto brutta dal punto di vista del tempo. E l'argomento è di una certa delicatezza, soprattutto in questo periodo, in questo momento storico, e quindi sono contenta però che abbiamo deciso di affrontarlo. E come siamo abituati un po' a fare, cioè una piena libertà di discussione, però pacata e diciamo, almeno se non pacata, perlomeno anche appassionata, intendiamoci, però appunto senza quelle contrapposizioni preconcette che insomma in realtà stanno diventando un po' il motivo delle discussioni. Oggigiorno, insomma, c'è solo individuarsi come o non nemici o amici e basta, insomma, una volta stabilita l'etichetta poi non si ragiona più. E abbiamo anche un po' la coincidenza con questa mostra della sorella di Carlo Levi, che appunto vi segnalo, abbiamo anche sta per uscire anche il catalogo, ed è stata un po' una scoperta perché lei non aveva in realtà in vita quasi mai fatto mostre, aveva fatto giusto una di personale, aveva partecipato a qualche collettiva, ed è un po' un caso emblematico di una donna all'interno di una famiglia di artisti che è un'ottima pittrice, che però non si mostra, ecco, non si mostra le mostre, gioco di parole. E do la parola innanzitutto, intanto ringrazio moltissimo Anna Poa che ha affrontato anche le intemperie venuta con il premio stamattina, e a Gloria Pianese che un po' è stata lei a porre l'iniziativa, ecco, a proporre questo momento di discussione. E quindi passo la parola a Gloria Pianese. Soltanto due minuti trago ad Anna, che Anna Foa, che ringrazio moltissimo anch'io di essere venuta qui, e l'idea appunto, come ha già detto Lucia, è stata quella di godere un momento di riflessione su questa situazione particolare e che rimanda ancora una volta a una serie di problemi molto complicati, e la chiave addirittura è che noi dobbiamo proporre la costruzione del paradiso antisemita. È un momento di riflessione importante nel quale abbiamo privilegiato un approccio storico, ce ne potevano essere molti altri, però insomma, l'idea è di interrogare la storia per capire le radici di queste problematiche e come farlo attraverso una lezione di una scuola proprio durissima. Quindi questo è il tipo di scelta che abbiamo privilegiato. In questo senso vi rimando poi che ovviamente la storia in rapporto alla drammaticità della situazione attuale, e quindi mi riferisco al povero del 7 ottobre, alla guerra Israele-Hamas e alla situazione dei bombardamenti a casa. In questo senso l'idea, il tema su cui vorremmo discutere e insistere e la complessità di questa situazione attraverso una chiave di lettura però dell'antisemitismo, e quindi le radici dell'antisemitismo, l'antigiudaismo religioso, il razzismo biologico e razzista, ma poi soprattutto le dinamiche dell'antisemitismo successive alla Shoah, e quindi il rapporto alla fondazione dello Stato di Israele, cioè vale a dire l'elemento nuovo, la costruzione di uno Stato di Israele. In questo senso una senza riflessione sull'antisemitismo dei paesi arabi e le scelte politiche, il rifiuto di costituire uno Stato palestinese in contemporanea alla nascita di Israele,
la non accettazione di quest'ultimo, le tante guerre e poi il lungo e travagliato percorso del riconoscimento da parte di alcuni stati arabi e anche del Marocco. La lunga storia di guerra e terrorismo e il ricordo che sono problemi dei nostri giorni. Hamas e l'Iran, per esempio, rifiutano l'esistenza di Israele, quindi ci troviamo di fronte a questo punto. Poi, e concludo, vorrei intanto chiedere anche ad Anna il peso che hanno avuto nella costruzione del paradigma antisemita elementi presenti nelle diverse culture strategiche politiche. Penso per esempio alla forte tradizione antiebraica presente nello stalinismo, e soprattutto poi nel clima di polarizzazione, la politica dell'Ust che fu tra i primi stati a riconoscere Israele, ma poi a interrompere le relazioni, a sostenere il nazionalismo arabo e il pan-arabismo, e questi schemi sono poi sedimentati nella cultura dei vari partiti, penso al Partito Comunista Italiano, dove dopo la guerra del giorno del 67 ci fu una grossa difficoltà da parte di una figura importantissima come Umberto Terracini a collocarsi nel contesto. Un'ultima cosa. Anzi, due, proprio. Il peso che hanno avuto nella costruzione del paradigma antisemita, il confinare il ruolo di Israele come topos all'opposto dell'imperialismo americano. E non quindi riconoscere sempre che comunque lo Stato israeliano ha un assetto democratico, in cui ha operato la tradizione del socialismo laburista, ma nel quale vi è una possibilità di dissenso, come ha riaffermato la durissima opposizione della società civile israeliana contro il sistema giudiziario e l'indebolimento della Corte Suprema israeliana. Quindi il non tener conto della complessità della società ebrea, delle diverse culture che vi sono e della tradizione pacifista, pensando tra gli israeliani, i pacifisti sono molto saggi del secolo. Un'ultima cosa volevo che insomma esprimere la solidarietà anche di tutti a Liliana Segre per l'opera di sanazione e anche questo rientra, perché delegittimare una figura come Liliana Segre significa appunto dire voi ebrei. Sì, grazie. Grazie, e innanzitutto grazie per l'invito alla Fondazione La Lenzi, a Lucia e grazie per l'introduzione a Gloria. Io vorrei parlare dell'antisemitismo, ma cercherò di concentrare in un breve spazio la storia precedente alla Shoah per arrivare a vedere quelli che sono i temi fondamentali di oggi, quelli che creano anche confusione un po' in tutti noi. L'hanno creata anche in me e quindi immagino che pure studio queste cose, immagino che la creeranno in genere, ed è quello proprio di come collocarci rispetto a una situazione in cui i rapporti con Israele, in cui sono confluiti tutta una serie di difficoltà, in primo luogo la caratterizzazione del governo israeliano che mira a sbarazzarsi dei palestinesi. E in secondo luogo poi tra l'altro abbiamo anche avuto il problema della denuncia per genocidio di Israele alla Corte dell'Aia, che è un altro tema fondamentale. Mi unisco subito però a quello che ha detto Gloria alla fine sulla senatrice Segre. Le cose l'attacco a Liliana Segre non è stato, a mio avviso, un attacco, come dire,
estemporaneo di qualcuno che si è sbagliato, che anche ha voluto prendere posizione. È stato, e non è stato nemmeno l'attacco di qualcuno che ha voluto, attaccando una personalità del genere di Liliana Segre, che in fondo rappresenta in qualche modo idealmente la seconda figura del nostro paese, la prima è il presidente Mattarella. Idealmente non è certo la russa la seconda, ma è Liliana Segre da un punto di vista ideale. E lo è stata e ha fatto un lavoro in questo senso, viene riconosciuta. E l'ultima volta che l'ho sentita parlare direttamente era nel 2020, subito prima del lockdown, all'Università La Sapienza, nella grande aula magna, con una folla di studenti, di docenti enormi, mi davano un dottorato honoris causa, e c'era un entusiasmo, era una cosa che non, all'università in 40 anni non avevo veramente mai visto prima. Io credo che l'attacco a Liliana Segre sia stato un attacco a una figura così rappresentativa, una specie di ballon d'essai da parte di una destra che non si sa bene nemmeno come metterla vicino alla sinistra, chiamiamoli rossobruni, chiamiamoli come qualificarli. Comunque è stato un attacco molto pesante che vuole mettere in discussione. Pesantemente antisemita, ecco. Io due fenomeni ho trovato antisemiti in questo post, fortemente antisemiti, poi ci sono tante altre cose, però che assomigliano a cose del passato, che vanno messe insieme per caratterizzare come un momento difficile per l'antisemitismo oggi. Una è stata appunto l'attacco adesso a Liliana Segre, l'altra è stata la manifestazione femminista contro la violenza, che non ha fatto cenno agli stupri del 7 ottobre. Ecco, quell'altra cosa io l'ho qualificata come antisemita. Sono due fenomeni, due elementi che mi hanno dato una chiave di interpretazione dell'antisemitismo di oggi, che per una abituata a non dar troppo peso a queste cose, perché in fondo ci sono problemi abbastanza più grossi, non tiriamo sempre fuori le stesse cose. Quello che non si può mettere la ghetta lì, ma magari ha paura lui e tanti altri se lo mettono non succede niente, ho sempre un po' minimizzato. Ecco, però quello delle manifestazioni delle femministe, l'attacco a Liliana Segre, mi sembra un fenomeno veramente che non è possibile minimizzare, perché l'attacco a Liliana non è stato solo l'attacco a una donna oltre a 90 anni che si è sempre battuta, ma è stato un attacco a un simbolo, un attacco a qualcuno, è un attacco agli ebrei. E questo lo dobbiamo dire chiaro e tondo, e spero che la cosa non vada a finire nel nulla, perché è un attacco proprio antisemita. Ora, cos'è questo antisemitismo? Scusate, vediamo che... Innanzitutto cosa raccoglie in sé? Come un grande albero in cui dalle radici tanti si aggiungono, tanti altri cespugli. Questi cespugli prendono da altro, prendono da altre cose, dopo prenderanno dal nazismo, prenderanno dalla dottrina della razza, prenderanno dall'idea del potere degli ebrei, ma sono messi tutti insieme in qualche modo. Nessuno di questi elementi veramente cade o viene trasformato. È come un albero che cresce e fruttifera tutto intorno. Innanzitutto, ovviamente, l'antigiudaismo. Cosa chiamiamo con l'antigiudaismo? Chiamiamo la considerazione dell'ebreo che è considerato negativamente per quello che pensa, per quello che crede, per la sua fede, per la sua religione, non per quello che è. Quindi l'ebreo come uccisore di Cristo, l'ebreo come colui che rifiuta il messianismo di Gesù Cristo, tutta una serie di elementi che partono dall'inizio della separazione fra i cristiani e gli ebrei e continuano attraverso i primi secoli, gli apologeti, i padri della Chiesa, un parte anche i Vangeli, anche se meno rispetto alla pubblicistica successiva, e che poi continuano nel corso del Medioevo. Però man mano nel corso del Medioevo, soprattutto verso la fine del primo millennio, cominciano a emergere intorno a questo antigiudaismo che in qualche modo consente dentro la società cristiana una presenza degli ebrei, non la mette in argini. Le prime espulsioni sono del 1290 dall'Inghilterra, del XIV secolo dalla Francia, quindi il primo millennio c'è questa sorta di
di equilibrio tra la società cristiana e la minoranza ebraica in tutta Europa, in tutta la diaspora europea, e quindi l'antigiudaismo ha dei momenti delle punte, evidentemente, ma forse il momento in cui maggiormente si inasprisce il momento delle crociate, il momento in cui tra l'altro ci sono i grandi pogrom, chiamiamoli pogrom, i grandi massacri di ebrei nella zona renana, la cultura schenazita tende a scomparire nel corso di 1 o 2 secoli, perderà questa sua preeminenza, e in cui la popolazione in qualche modo dice: perché dobbiamo andare a liberarci degli infedeli lontano quando li abbiamo nel nostro seno? C'è un messaggio doppio che viene dalla Chiesa. Il messaggio è: sono infedeli e si devono convertire, teniamoli però con noi fino a che non si convertiranno. Questo doppio messaggio è molto difficile da capire, non solo per la popolazione analfabeta delle campagne europee, ma anche per il clero più basso, anche per i parroci, anche per coloro che non sono i vertici della posizione ecclesiastica, non sono teologi. E quindi comincia però già alla fine del XI secolo e questo inasprimento della situazione, in cui però cominciano a emergere delle interpretazioni degli ebrei che li vedono non solo più negativi per quello che credono, per la loro credenza, per la loro fede, ma per quello che sono. Gli ebrei cominciano a essere diversi dagli altri, non per la loro fede, ma per il loro corpo, per il loro sangue, per il loro essere, ovviamente anche per il loro modo di radunarsi, per il loro modo di pregare, tutta una serie di cose, ma soprattutto non solo per quello che fanno, ma soprattutto per quello che sono. Questo è un forte passaggio, non è ancora completo, nel senso che bisognerà arrivare fino forse al XVIII secolo, perché questo passaggio dall'antigiudaismo all'antisemitismo, cioè dalla concezione dell'ebreo che è negativo per quello che contamina gli altri proprio con il suo corpo e non per la sua ideologia, si trasformi. E anche in questi secoli ci sono delle forti intersezioni tra questi. Per esempio, l'accusa di omicidio rituale è un'accusa che è il frutto di un'intersezione tra l'antigiudaismo religioso e l'antisemitismo che mira alla natura dell'ebreo. Se si leggono i verbali inquisitoriali, i verbali delle accuse, per esempio Trento, che è quella più ricca di fonti, l'accusa di Trento del 1475, San Simonino, che è più ricca di fonti, abbiamo i processi, sono anche stati pubblicati 20 o 30 anni fa, quindi ci rendiamo conto come l'accusa slitta continuamente dall'essere un'accusa sulla fede e sulla credenza a degli ebrei essere un'accusa sulla loro natura, sul fatto che quello che compiono è per natura. E quindi c'è questo intreccio, non possiamo vedere per i lunghi secoli del Medioevo, fino a che non comincia a consolidarsi un'idea dell'ebreo diverso per natura, non possiamo, 700, inizio 800, poi si trasformerà nella teoria laziale dell'ebreo, fino ad allora non possiamo immaginare che tutto vada secondo semplicemente accuse religiose. Queste accuse religiose si trasformano continuamente in accuse che sono collegate all'essere degli ebrei e alla loro natura. Quindi c'è un intreccio. Però verso il 7-800, quando la scienza, quando le revisioni, tra l'altro anche dei testi biblici e l'idea di una molteplicità di origini dell'uomo e non soltanto di un'origine unica nella creazione, tutta una serie di elementi, potete leggere se volete una serie di bellissime mosse il libro di Mosse, appunto, sul razzismo, sulla teoria della razza, che è molto illuminante su come questo passaggio avviene tra 7-800, anche di Mosse c'è sempre, invece dovete leggere di Poliakov Mitoriano, che è molto vicino alle cose di cui si occupa Mosse,
E qui c'è proprio questa idea che in qualche modo le revisioni scientifiche, ma anche le trasformazioni religiose della, che riguardano le interpretazioni della Bibbia e della creazione, tutta una serie di elementi entrano direttamente e trasformano la cultura e anche la natura dell'antisemitismo. Questo antisemitismo poi, verso la fine dell'Ottocento, si perfeziona, diciamo, questo albero dell'antisemitismo, si aggiungono altri arbusti con l'idea del potere degli ebrei, nel momento in cui gli ebrei sono equiparati agli altri cittadini, sono italiani come gli altri italiani, sono francesi come gli altri francesi, tedeschi come gli altri tedeschi, l'idea di un potere occulto comincia a emergere, l'idea che sarà poi dei protocolli dei sali di Sion, che tra l'altro non nominano l'accusa di omicidio rituale mai, è un elemento anche abbastanza strano, ed è l'idea che poi è l'origine della trasformazione nazista dell'antisemitismo, questa, l'emergere fortissimo di questa idea del potere degli ebrei, gli ebrei che si impadroniscono del potere del mondo, gli ebrei che hanno tutte le ricchezze del mondo, al tempo stesso gli ebrei che sono i rivoluzionari, quindi da una parte e dall'altra tutto questo noi lo troviamo. Scusate, mi sta andando via la voce, credo. Bene. Lo troviamo in questo momento in cui, subito prima del nazismo, ma intorno al nazismo, si coagulano tutti questi elementi. Devo dire che l'idea del potere è una delle idee che resta di più, è quell'idea che si ritrova ormai, è molto difficile trovare qualcuno che dice che gli ebrei sono gli assassini di Cristo, tranne che nelle cose proprio dei febriani o degli estremisti religiosi dentro il mondo cattolico, forse anche protestante negli Stati Uniti, gli evangelici, però certamente troviamo subito qualcuno che senza nemmeno rendersi conto di essere antisemita dice che gli ebrei hanno molto potere, parla di lobby ebraica, parla di potere degli ebrei, e attacca Soros, attacca qua, attacca là. E per questa idea del potere è una delle idee che è rimasta di più, ha fermentato di più, e chi la formula probabilmente non si rende nemmeno conto che sta formulando una delle idee chiave dell'antisemitismo. Vabbè, ecco, dopo la Shoah tutto cambia perché siamo innanzitutto di fronte allo sterminio di 6 milioni di ebrei in nome di quelle vicende, in nome di quelle ideologie. Per esempio, per fare un esempio dell'Italia, era ricostituito il partito fascista, cioè il movimento sociale non insiste sull'antisemitismo nei primissimi anni. Certamente c'è una sua frangia, tra l'altro quella che si fa in Italia, secolo, eccetera, fortemente antisemita, ma l'insistenza da parte del partito non è sull'antisemitismo, perché l'antisemitismo è in qualche modo screditato, anche se ancora non c'è una memoria della Shoah, come sarà poi a partire dagli anni Ottanta, anche se poi non c'è ancora questa costruzione memoriale così forte, ma già dal dopoguerra è difficile poter parlare, poter formulare dottrine antisemite pensiamo per esempio, se riferiamo a Israele, pensiamo ai portuali del porto di Genova che entrano in sciopero per consentire alle navi cariche di profughi di andare clandestinamente, perché la Dalia Bert è quella clandestina, di andare clandestinamente negli Shub, cioè in Palestina ancora, non è ancora Israele. Pensiamo alla stessa cosa che succede a Trieste, pensiamo alla forte questa adesione dell'URSS, per tornare a questo tema, alla nascita di Israele, preceduta nei paesi in cui c'è questo afflusso verso Israele. L'Italia è uno di questi in primo luogo, perché l'Italia è affacciata sul Mediterraneo e quindi consente la partenza di queste carrette che sono le navi. Beh, è preceduta da una forte simpatia della popolazione, dei lavoratori, delle sinistre collettive per questo. Pensiamo a quello che racconta
raccontata Sereni nel suo I clandestini del mare, che è un bellissimo libro. Ada Sereni era la vedova di Enzo Sereni e era venuta in Italia a organizzare, membro del Mossad, a organizzare l'emigrazione clandestina, perché gli inglesi la proibivano e anche in Italia c'erano delle difficoltà per i rapporti con il governo inglese, anche se Emilio Sereni, fratello di Enzo, era ministro all'epoca. Ada Sereni racconta in questo librino I clandestini del mare questo suo lavoro, questa sua attività, e racconta come a Genova a un certo punto si era sparsa la voce che la nave portava dei fascisti che cercavano di sfuggire, e allora qualcuno grida: alzate il braccio, e tutti alzano il braccio e mostrano il numero. Allora la nave viene lasciata partire fra la folla. Ecco, è qualcosa che forse adesso non potremmo immaginarci, che però ci dimostra come all'epoca c'era una fortissima, tra l'altro fra una cosa che era clandestina, in un clima in cui ancora non c'era la memoria della Shoah, qui ancora si faceva confusione tra campi di sterminio e campi di concentramento, non si sapeva bene cosa è successo nei campi di sterminio, in cui ancora in fondo l'essere andati nei campi per quello che avevi fatto, cioè come partigiano, come soldato dell'Armata Rossa, era molto più onorevole che l'esserci andato per motivi razziali, come si diceva allora, cioè per quello che eri, senza aver fatto nulla di potersi giustificare. Ecco, però in quel momento c'è questo forte slancio. Con la crescita dello Stato, non direi che il 48, la guerra del 48, suscita nella popolazione, cominciano certo le parti, ritornando alla questione dell'URSS, l'URSS comincia ad allontanarsi da quella che era la sua visione, però non dimentichiamoci che in URSS Stalin aveva già fatto fuori tutto il Bund, cioè il partito socialista ebraico, ne aveva sterminato la dirigenza, aveva mandato tutti Trotsky, ma non perché era ebreo. Trotsky non perché era ebreo, da vecchia trotskista quando ero giovane questo posso dirlo. Trotsky non perché era ebreo, però per esempio i dirigenti del Bund, che erano tra l'altro nel corso della guerra col comitato antifascista, andati negli Stati Uniti a chiedere l'adesione, di salvare gli ebrei e l'adesione, sollecitare l'entrata in guerra anche degli Stati Uniti, erano stati poi mandati uccisi da Stalin, cioè c'era Stalin in qualche modo trovava difficoltà a conciliare la sua dittatura con quello che era poi l'esistenza di comitati, di un ebraismo ancora forte. Non dimentichiamo che Stalin è quello che manda al Gulag quelli che erano stati nei campi di concentramento, i soldati, gli ufficiali che erano stati nei campi di concentramento dell'Armata Rossa, che erano stati nei campi di concentramento nazisti, perché avevano avuto contatti, sospetti di tradimento, perché semplicemente perché avevano avuto contatti. Non dimentichiamola questa cosa, che nessuno poi dice mai, che non c'è nei libri di storia per le scuole, perché è importante da chiedere per spiegare un momento. Quindi anche il suo antisemitismo degli ultimi anni di Stalin, e che poi permea l'Unione Sovietica per anni e anni, fino a determinare grandi ondate di immigrazione, e tra l'altro di ebrei poco abituati alla democrazia, poco abituati alla gestione democratica, e cosa che pesa molto su Israele, in cui invece la vecchia gestione del labor era una gestione fortemente democratica di persone che erano fuggite in ondate successive dalla Russia, prima nel 5, poi negli anni successivi, e che avevano un orientamento totalmente democratico. E poi comincia però il cambiamento, è evidente, è prima del 67, è già nel 56, è già quando Israele compie l'atto assolutamente assurdo dal suo punto di vista di allearsi con quelle che erano in fondo le ultime, qui cito
Eli Barnaby, uno studioso che è stato anche franco-israeliano, molto importante, ha scritto tanti anni fa un bel libro su Israele, e la follia di legarsi agli ultimi tentativi colonialisti di Francia e Inghilterra, che hanno poi determinato anche una forte reazione da parte dei paesi arabi e dei palestinesi rispetto, cioè è una delle radici di questa interpretazione, su cui poi tornerò alla fine, come in chiave coloniale dell'esistenza di Israele, che è un'interpretazione che è ritornata molto, è stata approvata dall'ONU, ma sta ritornando in questi momenti molto fortemente, ed è una delle radici dell'antisemitismo attuale, in un clima in cui anche gli studi storici sul postcoloniale, anche la riflessione sul postcoloniale emergono molto forti. Questa interpretazione chiara coloniale di Israele e il legame che Israele nel 1956 crea con Francia e Inghilterra è stato, secondo me, molti studiosi, io cito appunto Barnaby, ma ce ne sono altri, uno di quegli errori carichi di conseguenze. Poi c'è il 67, ovviamente, e l'occupazione. L'occupazione è stata chiamata da uno dei gruppi che hanno più partecipato alle grandi manifestazioni contro Netanyahu nell'ultimo anno, dopo che Netanyahu aveva fatto un governo con la destra religiosa. Questa destra religiosa è una destra pesantissima. Il ministro Ben-Gvir è uno che da giovane, poco prima dell'assassinio di Rabin, aveva scritto pubblicamente e detto pubblicamente: siamo arrivati alla tua macchina, arriveremo anche a te, parlando a Rabin. Quindi è un assassino, è uno dei seguaci del rabbino Kahane, che era stato messo fuori legge e tolto dalla Knesset perché razzista in Israele, e poi era stato assassinato in America durante una sua conferenza. Però adesso i Kahanisti sono praticamente al potere, Ben-Gvir e Smotrich sono fra i più chiaramente e apertamente Kahanisti, cioè esprimono tutte le teorie razziste e favorevoli all'uscita di tutti o quasi i palestinesi dal territorio di Israele, la grande Israele, e quindi contraria alla creazione dello Stato palestinese, che non sono state dette per tanto tempo. Netanyahu, che è al governo da tanti anni, ha detto pubblicamente oggi, ma non avrebbe detto se non avesse avuto questa gente con lui al governo che gli garantiva, che lui ha fatto di tutto nel corso della sua gestione politica per evitare la creazione dello Stato palestinese. Questo noi lo sapevamo, lo vedevamo, però che lo dica apertamente come segno di orgoglio: io ho evitato che si creasse lo Stato palestinese, in tutti questi anni ho mandato a monte gli accordi di Oslo. Ecco, non se ne è mai vergognato probabilmente, però adesso lo considera un atto che gli suscita dei voti, o comunque che può salvargli la poltrona, perché di questo poi lì si tratta. 67, quindi comincia, uno di questi gruppi dice che l'occupazione è l'elefante nella stanza. In una stanza piena di ninnoli c'è un elefante, e l'elefante è l'occupazione. Negli ultimi tempi di queste grandi manifestazioni si diceva, si cominciava a dire: sì, però le grandi manifestazioni sono solo contro la riforma giudiziaria, mentre qui c'è un problema che è l'occupazione, e soprattutto a Gerusalemme, dove ci sono più palestinesi, non a Tel Aviv, che è una città sostanzialmente ebraica. Nelle manifestazioni, soprattutto a Gerusalemme, questo cominciava a venire fuori. Ora è vero, però è anche vero che una Israele priva di poteri da parte della Corte Suprema, in Israele non c'è una Costituzione, la Corte Suprema in qualche modo ha questa funzione di equilibrare, avrebbe certamente adottato verso i palestinesi un atteggiamento molto più duro e rigido di quanto non avrebbe fatto una Israele con una Corte Suprema che in qualche modo bilanciava
i poteri, quindi per quanto sia, credo che la battaglia contro il sovrappotere giudiziario fosse anche una battaglia che implicava una maggiore considerazione di questo problema dell'occupazione. Non era esplicito, e questo probabilmente è stato un grosso errore, perché non ha tirato a sé le manifestazioni, parlavo con i vicini di Israele, eccetera, erano pochissimi i palestinesi che andavano, che partecipavano, che, quindi non c'è stato nessun avvicinamento, poi c'è la bandiera israeliana come simbolo, non c'è stato nessun avvicinamento. 82, a proposito dell'antisemitismo, soprattutto in Italia, scusate, devo un altro po', anche se la mia voce sembra tornata. L'antisemitismo, ecco, io ripercorrevo oggi in treno, leggevo un saggio su un volumetto che finiva con grosso modo, era una raccolta di saggi curata da Mario Costano sull'antisemitismo, i rapporti, l'antisemitismo di riflesso rispetto alle vicende israeliane, e alcuni molto interessanti. C'era uno che percorreva tutte le vicende dell'82, era molto, io le ho vissute, me le ricordo abbastanza bene. È molto impressionante vedere la somiglianza, cioè anche lì nell'82, con la guerra del Libano, c'è stata una forte reazione, chiamiamola antisemita, anti-israeliana, che però sfociava una reazione antisemita, pensiamo alla bara messa davanti alla sinagoga da parte del corteo sindacale a Roma, sempre nell'82, pensiamo agli attacchi che sono stati fatti dopo Sabra e Satila, dicendo però in termini di, pensiamo allo slogan che è nato prima, però comunque è stato riaffermato molto allora: gli ebrei che sono stati vittime adesso si sono trasformati in oppressori, che tuttora è uno slogan che viene, ma è stato particolarmente espresso e seguito nel corso dell'82. Nell'82 c'è stata una reazione della diaspora negli Stati Uniti, ma per esempio anche in Italia, lì le istituzioni ebraiche erano meno filo-israeliane di quanto non siano adesso, e ricordo che una parte almeno del mondo ebraico, io ero ancora un po' fuori, non ero proprio dentro fino in fondo, però una parte allora era cosiddetti gli ebrei di sinistra, eccetera, eccetera. C'è stata addirittura una manifestazione di ebrei sotto l'ambasciata israeliana a Roma per protestare contro la guerra del Libano. E comunque gli slogan che sono venuti fuori nel corso della guerra del Libano erano slogan che spesso dalla protesta per la guerra del Libano finivano nell'antiebraismo e in cui l'antisionismo diventava antisemitismo. E certamente niente di tutto, la stessa cosa succede nell'88, siamo ancora sia nel 67 che nell'88, l'88 è l'intifada, siamo ancora in un momento in cui ancora il governo italiano è un governo critico verso Israele, che ha delle posizioni abbastanza che è molto, ancora molto favorevole ha una posizione bilanciata rispetto ai palestinesi, e quindi molto, mentre adesso la posizione del governo, purtroppo dobbiamo vedere che le destre al governo sono tutte a favore delle destre israeliane sostanzialmente, cioè, come sono a favore delle destre ungheresi e di altre destre, le peggiori che ci siano, eccetera. Quindi, e anche lì c'è questo elemento. Ora, quello che differenzia la cosa di oggi, l'antisemitismo che si è diffuso, e io dico che si è diffuso, anche se io tendo a dire che forse non esageriamo, cioè ogni volta che vai a poi a vedere, sono, a parte questi episodi clamorosi di cui parlavo prima, ci sono sempre le stesse cose che riemergono. Io, per esempio, non ho mai negato di essere ebrea, anzi mi conoscono per questo, e
leggono le mie cose, lo sanno, però non ho mai avuto una, dico, uno attacco da nessuno nel corso di quest'ultimo anno, per quello che ero, per quello che dicevo, o da nessuna parte. Non vado in giro con Margherita Vinson perché non mi piace per te Margherita, ma se fosse necessario farlo, anzi forse magari magari quasi lo tiro fuori da una delle scatole in cui devo vederlo e me lo metto al collo così vado a vedere se vedo cosa succede, ecco. Però certamente quello che caratterizza la situazione di oggi rispetto a quella del 67, dell'82, dell'88 è che qui tutto è nato subito dopo un episodio che non è stato Sabra e Shatila, in cui gli israeliani non hanno ammazzato direttamente i profughi del campo di Sabra e Shatila, ma hanno circondato il campo per questo viene fuori dalle inchieste israeliane stesse, ma hanno circondato il campo per consentire ai libanesi di farlo. Viene fuori da un pogromo, chiamiamolo come vogliamo, da un attacco di Hamas, che è un'organizzazione terroristica, tra l'altro favorevole all'Iran, assolutamente terroristica anche all'interno di Gaza nei suoi, verso gli abitanti palestinesi di Gaza, in cui tra l'altro vengono gli omosessuali vengono impiccati, in cui c'è un atteggiamento molto simile all'Iran, ecco, un pogrom fatto da terroristi con un numero di morti enorme, con delle responsabilità di Netanyahu grandissime, adesso ci arriviamo, ma soprattutto in cui passare dal pogrom in cui gli ebrei sono stati vittime, c'erano anche dei beduini, c'erano delle persone che lavoravano dentro i kibbutz che non erano ebrei, ma comunque gli ebrei sono stati vittime. Allora questo passaggio velocissimo dal 7 ottobre, all'improvviso il 7 ottobre dopo due giorni viene cancellato e comincia la riflessione e l'antisemitismo sulla guerra di Gaza, fa un po' impressione, nel senso questa cancellazione del 7 ottobre fa un po' impressione, stessa cancellazione che hanno fatto le donne nella loro manifestazione contro la violenza. Ecco, io non riesco bene ancora a capire cosa sia, certamente le responsabilità di Netanyahu, ma io non sono così convinta che chi fa questo tipo di cancellazione, chi parla di chi attacca gli ebrei su questo, sulla guerra di Gaza, io penso assolutamente che la guerra di Gaza debba finire, sono favorevole al cessate il fuoco immediato, sono favorevole alla restituzione degli ostaggi vivi e morti subito e penso che, però detto questo, non penso che si possa cancellare quello che è stato. Ecco, e non credo che chi lo cancella lo faccia per motivi, come dire, politicamente consapevoli, cioè per esempio io credo che il fatto che Netanyahu abbia tolto 26 divisioni dal confine con Gaza e le abbia messe sul confine con la Cisgiordania per proteggere i coloni e per puntare a in qualche modo a eliminare l'autorità palestinese e a cacciare i palestinesi in Cisgiordania, che è il suo interesse e non è la Gaza, io credo che questo sia un fenomeno quasi di complicità, quasi di tradimento e di alto tradimento. Detto questo, non sono così sicura che chi esprime frasi antisemite o dice che gli ebrei da vittime sono diventati oppressori e assassini, o dice come quella signora forse diplomatica, perché pare che non fosse nemmeno una diplomatica, che ha attaccato che sono come Hitler, beh, io non credo che loro questa cosa di Netanyahu e delle divisioni tolte al confine con Gaza e dei soccorsi che sono tardati tanto a Gaza, nei kibbutzim attaccati, che erano tutti kibbutzim di sinistra, di gente
laica che non religiosa, che aveva rapporti con gli abitanti di Gaza, che aiutava gli abitanti di Gaza, che portava una delle signore assassinate, portava il 7 ottobre, portava i malati negli ospedali israeliani da Gaza e li riportava indietro. Io non credo che chi dice queste cose sappia sappia quanto pesante sia la responsabilità di Netanyahu dentro questo. Netanyahu è chiaro che a questo punto l'unica cosa che poteva fare, se voleva salvare il salvabile, era portare avanti la guerra il più possibile. È stata portata avanti, credo, oltre i limiti che si possono accettare, e anche perché quasi che io non sono un'esperta militare, anche se lo dico io non ha nessun senso, però l'ha detto Ehud Olmert, che è un politico del Likud, tra l'altro, della destra importante, l'hanno detto i capi degli stati, ex capi di stati maggiori, capi del Mossad, capi dello Shin Bet, cioè l'altra organizzazione dei servizi segreti, l'hanno detto tutti. Hamas non si sradica così, si sradica in un altro modo. Si sradica cercando di innanzitutto di isolarla, poi di fare una politica totalmente diversa, opposta rispetto all'autorità palestinese e alla Cisgiordania, cioè spingere verso la creazione dello Stato palestinese, spingere verso la creazione liberando Barghouti, che è il terrorismo, probabilmente terrorista, certo, ma è anche colui che è stato 26 anni in carcere ed è considerato da tutti l'unico che può battere Hamas. Come qualcuno ha detto, non ricordo più chi, in questo momento la pace si fa con i nemici, e mi sembra che Barghouti, nonostante tutto, sia un nemico migliore di Hamas con cui fare da parte, spingere, ma questo implica la creazione dello Stato palestinese. Questo implica far fuori o comunque limitare fortemente le attività dei coloni. I coloni sono stati armati. Perché i coloni sono stati armati? Abbiamo adesso 700.000 coloni armati in Israele. È una cosa da guerra civile. E l'esercito ha dato le... Anche l'esercito, che era un esercito, io non dico democratico, perché ultimamente rileggo cose sulla stessa guerra del 48, che non è solo degli Yersin, ma un terribile episodio di violenza bellica, militare, in cui tutti gli abitanti del villaggio di Yersin sono stati tutti sterminati, ma ce ne sono molti altri purtroppo durante la guerra del 48. Se si rilegge il libro di Benny Morris, che non è un buono estremista, come non è il lampante, diciamo, ecco, è uno abbastanza equilibrato, perché se si rilegge Esilio di Benny Morris vengono fuori delle cose abbastanza... Adesso ci facciamo più attenzione, cioè io ci ho fatto più attenzione rileggendo questo periodo, anche perché devo fare una cosa la prossima settimana a Roma all'Auditorium, ecco, ci faccio più attenzione, perché abbiamo di fronte degli episodi che sono assolutamente intollerabili rispetto a un paese democratico. Ecco. Altra cosa, e con questo forse concluderei, l'accusa di genocidio, l'accusa di colonialismo e l'accusa di Sudafrica, apartheid, ecco, mi ha scritto male, non riuscivo a leggere. Sono tre accuse. Ora, l'accusa di apartheid è vecchia, non è di oggi, viene da molti anni dopo e effettivamente è cresciuta fra gli israeliani, sono gli israeliani stessi. Io la prima volta che sono parlare di apartheid, che poi mi sono ribellata perché come storica avevo studiato per il manuale che avevo scritto per i licei, come funzionava l'apartheid in Sudafrica, e dicevo, no, non è possibile. Nell'ospedale in cui ho portato una volta un mio amico ad Haifa c'era un primario a cardiologia che era palestinese, come fare a esserci l'apartheid? Ma se c'è un primario palestinese in un ospedale e se
e se comunque in Sudafrica c'erano ospedali per i neri e ospedali per i bianchi, e negli ospedali per i bianchi anche se morivi non ti potevi far curare se eri nero, questo era. Però quella battaglia cresce, cresce con la creazione del muro, perché il muro è il simbolo esatto a partire dal 2001, poi della divisione nettissima tra israeliani e palestinesi e quindi in qualche modo tra ebrei e musulmani. Però i miei amici israeliani, ero là, sono andata varie volte nel corso di questi anni, adesso sono molti anni che non vado, almeno 6-7, ma comunque sono andato, ho anche insegnato a Gerusalemme, mi dicevano apartheid, il muro è apartheid. Certo, forse ha degli elementi di apartheid. Poi c'erano altre cose. Nel 2016, mi sembra, siamo andati nei territori dell'autorità palestinese a parlare con le persone dell'università. E abbiamo preso un taxi palestinese per facilitare le cose, perché era molto difficile passare attraverso, cioè sono le strade separate, abbiamo fatto una strada molto più lunga, io ho imparato allora questo, che ci sono le strade separate, strade per i palestinesi e strade per gli israeliani e ebrei. Beh, fa un po' impressione questa cosa, ecco. Il 18 c'è stata la famosa dichiarazione del governo Netanyahu perché in qualche modo il suprematismo ebraico è qualcosa che è stata molto combattuta dalla sinistra israeliana, giustamente perché è un elemento molto forte, caratterizza come stato ebraico e quindi come un caso di supremazia ebraica il rapporto all'interno di Israele. D'altronde anche la parola Stato ebraico presenta delle difficoltà, se ci pensiamo bene, perché uno Stato è quello che ha dei cittadini, se questi cittadini possono essere, hanno una determinata religione, una determinata caratterizzazione, una determinata storia, hanno un modo di essere, però anche la parola Stato ebraico è una parola che in sé, si legga il libro di Marzano, punto in cui si analizza proprio questo punto, suscita delle difficoltà. D'altronde Gaza è stata proprio restituita, tolta e i coloni sono stati portati via da Gaza, dal Faraon, quando gli è stato detto che se continuava così sarebbe stata prevalsa. Sarebbero numericamente i palestinesi e lo Stato non sarebbe più stato ebraico. Bisogna capire anche cosa fare con questa idea di Stato ebraico, ma per ora siamo ben lontani da semplicemente da porre la questione. Genocidio. Tecnicamente io non credo che la Corte dell'Aia ha detto iniziamo la pratica, però nessuno ha pensato nel momento in cui in realtà il Sudafrica ha iniziato questa pratica che di poter provare la natura genocidaria della guerra di Gaza contro Hamas. L'ha pensata come un forte monito a Israele perché finisse la guerra e in qualche modo si arrivasse a un accordo. Non è genocidio, certamente, perché genocidio tra l'altro secondo Lemkin e secondo le dichiarazioni del 48 dell'ONU presuppone l'intenzionalità. Il Sudafrica ha portato le dichiarazioni dei ministri di Netanyahu sull'intenzionalità, che sono effettivamente dichiarazioni intenzionali di sbarazzarsi dei palestinesi. Se si sentono le dichiarazioni smotri, cioè quelle di Ben-Gvir, questo sono, non c'è altro da fare. Dopodiché puoi dire che loro parlano perché fanno propaganda, loro parlano perché sono messianici assatanati loro parlano perché come gli zeloti ai tempi della guerra fra i romani e la Giudea finiranno per distruggere anche Israele. Questo è un richiamo che si aveva molto forte nel corso di questo anno durante le manifestazioni, questo è nuovi zenotti, ecco. Però in realtà io non credo che siano sufficienti le dichiarazioni,
per provare l'intenzionalità, no? E comunque le dichiarazioni di due ministri più estremisti del governo italiano. Resta il fatto che io credo, e molte persone credono, e parlo di israeliani, parlo di commentatori israeliani, leggo Arts se non tutte le mattine quasi, in inglese per cercare di capire cosa succede, le notizie, quello che mi arriva. Credo che certamente atti genocidari, di tipo genocidario, comunque crimini di guerra, nella guerra. Ecco, e del resto lo ha ammesso lo stesso Netanyahu quando ha detto che è troppo difficile separare, non si possono separare, si possono separare gli uomini ma non le persone. Cioè ci sono dei problemi, perché l'unica cosa che ti possono far venire in mente è quella di chiudere questa guerra. Colonialismo, terzo termine, sono i tre termini su cui l'antisemitismo, diciamo, si salda con il filo palestinismo. Io non voglio usare la parola propaganda, mi dà molto fastidio, ma comunque, ecco, per intenderci, si salda con le opinioni dei propaganda in questo momento. Il colonialismo è una vecchia storia questa, che Israele sia nata in seguito a un fenomeno coloniale. C'è stato ultimamente, a me mi è arrivato su Facebook, una bella dichiarazione di una storica che è Fania Ots, è la figlia di Amos Ots, che ha scritto dicendo che le dicono i suoi amici: perché continui a dichiararti sionista? Un termine così connotato, così ormai così difficile da usare, perché non troviamo altra espressione? Lei poi alla fine si definisce come sionista umanista. È molto bello, se lo trovate vi consiglio di leggerlo. È anche, non so, io non sono sionista, quindi ho comunque delle difficoltà a accettare tutto quello che dice, però lei dice sostanzialmente non è nato come colonialismo, certo, non è stata un'apertura coloniale di tipo tradizionale, non lo è stato in nessun modo, non perché hanno comprato le terre, questo non ha tanta importanza, ma perché non è stata una cosa militare, certo, ci sono state le grandi rivolte degli arabi, il 36, tutta una serie di altri elementi, ma non è stata una cosa coloniale. Ora, io non so, questa cosa del coloniale forse è l'elemento più difficile da confrontare e più forse andrebbe confrontato attentamente questo intreccio, diciamo, fra antisionismo e antisemitismo. Io non penso che tutto l'antisionismo sia antisemita, però sicuramente in alcuni aspetti lo è, e quando si scivola poi verso tutti gli ebrei, o quando i miliziani di Hamas dicono che stanno ammazzando gli Yehudim, gli ebrei e non gli israeliani, forse in qualche senso questo intreccio esiste. Ecco, io penso che questa accusa di colonialismo è forse la più grave in questo momento, anche perché è condivisa da tutta l'Africa, è condivisa, non dico per questo che abbiano ragione, dico soltanto che c'è un elemento che va affrontato. Che va visto, non si può chiudere gli occhi per finta che non ci sia. Ecco. E quindi è forse anche il clima postcoloniale, questa idea, per esempio, la storiografia americana è tutta molto centrata sul postcoloniale, quindi c'è tutta una riflessione sul colonialismo che da noi in Italia è poco filtrata ancora, ma che certamente filtrerà nei prossimi 10 anni, certamente, e in cui il giudizio su Israele è fortemente coinvolto. Io credo che né genocidio né colonialismo né nessuno di questi termini possa tecnicamente essere giusto, però hanno un impatto sul pubblico, un impatto mentale, un impatto politico, un impatto per cui vengono usati anche quando non sono analizzabili in questo senso. Hanno un impatto propagandistico molto forte.
Credo quindi che se uno vuole studiare, vuole rispondere a questo antisemitismo recente, a quello che viene fuori da questo stupefacente passaggio dal forum del 7 ottobre all'antisemitismo rispetto alla guerra di Gaza, che ha delle radici, l'ho detto esplicitamente, ma che comunque non è strano come passaggio dell'oggetto. Ecco, forse andrebbe un pochino riflettuto su quanto l'attacco alle accuse di razzismo, di colonialismo, di genocidio, anche se tecnicamente dal punto di vista del fenomeno non giuste, non esatte, non attribuibili, possono avere un impatto propagandistico molto forte. Credo che siamo di fronte, ecco, a una... non è tanto il vecchio marxismo o anche le cose dell'URSS per rispondere alla tua domanda, ma è in fondo l'emergere di una situazione in cui tutto quello che è oppressione di palestinesi o di neri, eccetera, è visto esclusivamente in termini di colonialismo. Forse in alcuni casi è vero, nel nostro caso penso che bisognerebbe fare attenzione, soprattutto quando viene trasposto poi in Occidente, anche perché chi lo sa spesso non ha la minima idea di che cosa sta parlando. Per questo io credo che chi che potete, chi può, non solo studi, ma spieghi. Io cerco di spiegare a tutti, non insegno più, se insegnassi avrei fatto un corso su questo, per me sono in pressione da 10 anni, però quando mi chiedono di parlare come adesso, dico di sì perché penso che sia importante. Non credo certo che con la conoscenza si sistemino le cose, non sono così immunista, ma se non vado a spiegargli che puoi parlare, non puoi parlare di apartheid, anche se il termine apartheid ha un impatto così forte che tu lo usi, ma devi sapere che lo stai usando solo come termine propagandistico. Devi sapere che stai usando colonialismo come termine propagandistico. Ecco, forse con gli insegnanti, agli insegnanti si potrebbe chiedere di fare questo, di analizzare i termini delle questioni. Marcello Flores ha fatto un'analisi proprio ultimamente di questi termini, analizzare i termini delle questioni e spiegare agli studenti di cosa si tratta. Dopodiché lo puoi usare, ma sappi che lo usi sbagliato e che stai andando verso l'antisemitismo per questo. Magari se non lo usi. Se lo usi. Sì, ma un po' di significato delle parole. Sì. Ma c'è questa cosa di Flores che io non ho visto in realtà, ma Marcello Flores, uno storico importante, che ha fatto un lavoro sul genocidio dopo la cosa dell'AIA, sull'uso delle parole e il fatto che le parole vanno ridefinite, cioè vanno spiegate in loro testo. Questo però è un lavoro che si può fare solo con le scuole, non si può fare fra noi. Forse se qualcuno mi insegna o se qualcuno conoscere gli insegnanti che si pongono il problema di come affrontare questa questione potrebbe essere posto come lavoro. Grazie. Una cosa che mi sembra di pensare è che tutta questa tematica antisemitismo è molto legata sempre all'immaginario, cioè sono sempre dei protocolli che sono in senso, ma qualcosa di costruito proprio culturale, insomma, che non ha bisogno di nulla di concreto nella realtà. Cioè l'antisemitismo non ha bisogno degli ebrei. Non c'è, anzi, meglio se ne sa meno.
No, perché è diffuso, i posti dove non si hanno mai diffuso, mai visto le brevi. Non so, la Google Africa, ben pochi, l'Asia. Sudafrica c'è. No, però parlo dell'Africa, anche lì c'è. C'è il concetto che i brevi non vanno bene, insomma, poi non si sa bene cosa sono, nessuno può fare. E la profanazione dei cimiteri, no, che è sempre colpito, cioè va a colpire le tombe, quindi qualcosa dove non c'è nessuno, insomma. Poi una cosa che è sempre in questa, cioè gli ebrei hanno due tratti secondo me antipatici. Allora, uno è il fatto di questa storia del popolo eletto, no? Questa cosa che poi è tutta da analizzare, comunque dell'essere di dirsi e chiamati da Dio, eccetera, questo sospetto presuntuoso, diciamo. E l'altro, lo dico in termini un po' banali, della terra, però penso che nel modo di pensare così popolare sia presente. E un altro, forse appunto forte oggi, è che abituati a vederlo sempre come una vittima, come l'oggetto, no? Di violenza, eccetera. Il fatto che abbia questa capacità di fare uno stato, di regire, di avere forze armate, insomma, dà fastidio. Insomma. Io l'altro giorno dicevo, i negri nei film americani, almeno fino a un certo momento, non più, dovevano sempre fare una brutta fine, no? Il nero era simpatico, però moriva sistematicamente, insomma, era vittima, magari sacrificava pure, però poi soccombeva. Questo ebreo non soccombe, gli aggredisce addirittura, insomma, completamente fuori di certe regole. Poi, vabbè, insomma, invece le cose più concrete, diciamo, attuali, io credo che dietro tutta questa cosa della confusione tra questi termini, colonialismo, apartheid, eccetera, io credo che di sottofondo c'è soprattutto l'antiamericanismo dell'iniziativa di certi ambienti, cioè si è molto legati a una concezione, non so se è quella che ha visto, se c'è anche un po' di confusione, però insomma comunque questo che poi è un legame reale, no? Tra gli Stati Uniti e Israele. Per esempio oggi non si nota neanche che insomma, si sta facendo politicamente una, insomma, John Biden sta cercando di frenare la pandemia, rappresenta un giovane, cioè tutto quello che è, andare a vedere il dettaglio, la complessità, è una cosa che diciamo è anche un po' fuori moda adesso, no? Cioè tutto deve essere semplificato al massimo. Ora, una questione che è di una complessità spaventosa come questa, sfugge completamente. In questo senso si può fare la scuola, insomma, molto bella, perché se riusciamo ad astrarci dall'orrore, dalle cose terribili che succedono contro i bambini, le donne, ma insomma tutti, le sofferenze atroci che questa cosa sta portando, astraiamo un momento dal punto di vista, diciamo, emotivo, insomma, sicuramente è una questione di estremo interesse dal punto di vista intellettuale, cioè riuscire a ragionare, a capire, insomma, a scavare, no? Perché certe politiche, perché certe, la diffusione di certe culture, insomma, potrebbe essere una cosa molto interessante. E nell'appiattimento, diciamo, delle cose non si riesce a ragionare e qui si perde in realtà la capacità di conoscenza, no? Quindi la scuola può essere quasi uno strumento nell'insegnamento per cercare di, cioè la conoscenza di cos'è, magari non serve a niente, no, sempre almeno essere con, a sapere le cose, essere con coscienti, insomma, se non altro, no? Come dicevi giustamente, lo puoi pure fare, però devi sapere quello che stai facendo. Un'ultima cosa, se mi posso permettere, dico che non stiamo facendo un passo avanti da quella che era la storia del XX secolo, no? Stiamo
nel tuo quadrato, perché una cosa difficilissima all'epoca era il fatto di far coincidere le responsabilità individuali con quelle dell'intera etnia, popolo o nazione a cui si apparteneva. Questo non è una cosa esclusiva di Hitler, ma è una cosa diffusissima, insomma, perché una cosa per me che voglio citare, magari sospetti a quel punto, quando ci fu l'attacco alla Francia da parte dell'Italia, mio padre, che era in Tunisia, era italiano, pur essendo antifascista, fu rastrellato e portato in un gruppo del deserto con tutti i giovani francesi che ancora non c'era ancora il governo Petain, no? Ancora a difendersi dall'Italia, rastrellarono tutti gli italiani maschi di una certa di età, insomma, un bambino non vecchio, e li portarono lì, senza neanche bene, niente, insomma, era un campo neanche organizzato, fatto in velocità. E poi, vabbè, poi si salvarono perché non mese rientrarono a casa, perché poi Vince, cioè Vince, insomma, fu, sì, appunto, fu la, l'occupazione della Francia e tornò a casa. Però non avevano guardato chi era fascista, chi non era fascista, chi non era, cioè, non, tutto viene cancellato, no? Cioè, fa parte di quella nazione, parola purtroppo ormai diventata terribilmente utilizzata, però forse in questo caso funziona, chiunque faceva parte della nazione era un nemico e andava a prendere. Scusa, però forse poi io, se qualcuno vuole mi ha costato come me. Ma io devo solo aprire la discussione in Italia. Devo solo aprire la discussione di Italia. E quindi chi vuole intervenire, c'è già Francesco Soverina, vuole dire del mondo. Innanzitutto vorrei ringraziare Anna Foa per questa, come è stato detto, illuminante lezione di una questione dai mille tocchi e dalle mille complessissima e che ora è diventata veramente tossica, si è avvelenata, no? Dopo il pogrom del 7 ottobre del 2023. Andando proprio con l'accetta, vorrei insistere su di me. Credo che il trade union, fra le varie forme, tipologie, di antisemitismo, fra ventesimo e ventunesimo secolo, sia il mito del complotto, della cospirazione. Protocolli dei sani di Sion, poi il famigerato discorso di Adolf Hitler della profezia del 30 gennaio del 39 e che si è riproposto nel secondo dopoguerra in maniera molto forte e da questo punto di vista credo che sia stato molto significativo il fatto che negli stati arabi abbia attentiva, anzi sia stato utilizzato fortemente il negazionismo, le teorie o pseudotali negazioniste con un momento culminante, il famoso famigerato convegno organizzato da Akhamid, il leader estremista iraniano nel 2006 quando convocò tutti diciamo, i maggiori esperti di negazione a partire da Robert Forson. L'obiettivo qual era e qual è perché è molto diffuso e l'antisemitismo ed il negazionismo, la negazione
dell'Olocausto, della Shoah, è pane quotidiano nei paesi e per gli stati arabo-islamici. L'obiettivo era quello di dimostrare che non c'è stata, semplifico molto, la Shoah, non ci sono state le grandi ragazze, quindi lo Stato di Israele non ha diritto ad esistere, perché si hanno sempre sostenuto che la Shoah è stato il mito fondativo, no, della fondazione dello Stato di Israele, il mito fondativo dello Stato di Israele. E questo, come dire, ci fa comprendere, no, negli stati arabi, nelle pubbliche arabe, nelle masse arabe, questa avversione che è stata rinfocolata, coltivata e alimentata, molto meno per quanto riguarda la parte occidentale del mondo, quindi credo che il genocidio c'entri, no? In questa semplificazione del discorso pubblico, quindi con il ribaltamento di ruolo, le vittime che diventano carnefici e oppressori, e molto anche quando si è detto, a proposito del colonialismo, è vero, Israele viene percepito come avamposto, no, dell'imperialismo, e qui mi allaccio anche a quanto diceva Lucia Valenzi, fa gioco anche alle carine e al terzo mondo. Io ricordo, allora ero abbastanza giovane, l'abbaglio che prese la sinistra anti-imperialista e terzo mondista nei confronti della cosiddetta rivoluzione di Khomeini, no? E quell'abbaglio era tutto dettato dal fatto che il nemico del mio nemico è il mio amico, e quindi nel senso antiamericano, per carità, io non sono molto molto critico, per chi mi conosce lo sa, nei confronti della superpotenza globale statunitense, del suo imperialismo, eccetera eccetera, ma non è di questo. Stiamo parlando. Allora, in tutta questa situazione, il chiudo, che è caratterizzata da questa strana ma non inedita convergenza, no, fra la destra estrema e invece frange che non sono forse tanto tanto inconsistenti della sinistra e non solo di quella radicale, pesi molto la semplificazione della comunicazione, dei linguaggi, eccetera, che fa pugni, no, con l'esigenza invece di affrontare con gli strumenti della complessità e della storia, dell'antropologia, delle scienze sociali, una questione così complessa. Questo è anche un frutto, no, dell'affermazione inevitabile dei social con cui bisogna confrontarsi, però la semplificazione dei messaggi vince, fa premio su invece un'analisi più attenta, molto più articolata, come è venuta fuori stamattina da parte di Anna Forte, ha dato dimostrazione di grandissima onestà intellettuale con tutte le critiche, no, e vabbè, le critiche sacrosante dello scellerato governo di Netanyahu, che ha ospitato, no, che ospita esponenti della destra estrema israeliana, che poi elettoralmente ha contato pochissimo. E lui si sta giocando la partita della vita, perché dopo dovrà chiudere e sarà mandato a casa. Ma ti chiedo scusa per questo. Grazie. Emilia Ragiuono. Innanzitutto per ringraziare
per riuscire a mantenere lucidità e una situazione che non è sollecita, classificata con il peso, di vedere azzerate le conquiste, le comunità, che in qualche modo io avevo creduto, diciamo, di questi decolitarli, le avevo anche insegnate, vediamoci, è il problema per il disegno sul piano personale, ora questa situazione. Allora, io comincerei dal fatto che quanto sia fondamentale e vincolante conoscere, perché secondo me il tema della mancata conoscenza è un tema che dovremmo continuare a vedere. Ci facciamo troppo facilmente, diciamo, scoraggiati, io sono la prima, il nostro, diciamo, illuminismo. E veniva fuori dalle parole di Anna, di Anna Poa, il tema della complessità. Ora, di questa complessità sono consapevole. Mi dispiace doverlo dire, ma è stata da questo punto di vista per me un'esperienza drammatica, amici e amiche, persone che non scrivono sui chat, di media e di alta cultura, hanno utilizzato antichi schemi non più adeguati, assolutamente non adeguati. È una cosa che abbiamo visto anche durante la pandemia, il ricorso a schemi ricostituiti che però sulla realtà non ci diceva niente, perché non ci diceva niente lo stato d'eccezione, fermo restando l'importanza che si fosse vigili sugli sviluppamenti. Quello lo do per assodare. Però è fondamentale questo fatto che si utilizzano automaticamente vecchie categorie quando in realtà il nostro presente ci lancia segnali di profonde trasformazioni. Ecco, questo per me è un punto fondamentale, l'incapacità delle categorie interpretative di stare all'altezza del tempo, che implica le buone letture che anche in questo ti aiutano, questa grande pizza della mente sul pianeta e naturalmente il quieta non muovere delle situazioni pubbliche, no? Ecco, questa era la questione che io volevo sottolineare, anche rispetto alla cosa che diceva, mi accendeva una lucina, no? Sulla questione del popolamento, interpretando il piano suprematista, i filosofi ci hanno spiegato che cos'è l'elezione di serie sul piano simbolico, concettuale, la consegna di legge, l'idea di un patto che apre ad una convivenza umana perché è regolata dalla legge, no? E quindi il popolamento, il piano suprematista viene detto, cioè amare di scrivere le cose terribili contro gli israeli, la razza eletta, il popolo eletto e la razza eletta, dicendo che ha fatto più danno lui agli ebrei degli antisemiti, in una sostanza. Tipo, quello schema lì è quello che usano. E poi la questione appunto delle categorie apartheid, la questione del sudafrico, che sono costituzionalista, questa cosa di genocidio non ha nessuna consistenza legale. No, anche se crimini di guerra, crimini di guerra sì, ma c'è più, no, posso dire, sì, sono d'accordo. Anche perché qualcuno deve spiegare se il peso è un genos. Io ho l'impressione che nel corso dei secoli siano un popolo con delle caratteristiche particolari e quindi applicabile la stessa categoria di genocidio, lo sviluppo degli ebrei, l'andrea ciò, non lo so perché è un grande continente, come dico, ne ho anche discusso con Missi. Erano cittadini europei, non è che in questo caso non lo so, qualche è stato inventato il termine genocidio, è stato ragioni fondamentali, ragioni fondamentali, altrimenti non si poteva neanche condannare e processare, ne però Lenkin aveva anche una interpretazione, non solo sì. Ci ha dato delle cose che stiamo perdendo oggi, sì. E però mi fa dubbio il fatto che viene sempre tutto compattato in un'unica categoria, il che spiega pure poi il fatto che un atteggiamento di un governo, o un errore di un governo, o una strategia meditata di un governo di destra, sia subito poi ricondotto automaticamente alla categoria generale.
cose che si è detto hanno fuori, appunto la voglio ancora una volta ringraziare per questo, insomma è stato molto molto utile ascoltarla e accogliere anche in qualche modo l'appello. Riuscito a schiacciare, io non l'ho sperata. Però siamo un parecchio, se questo li puoi dare, vuol dire veramente di rompendo per questa vicenda, di rompendo. Grazie. Grazie. Una cosa? È Gerardo, c'è anche... Ah, sì, sì. Alfredo Del Monte. Allora, leggiamo Alfredo Del Monte. Ho molto apprezzato la relazione di Anna Foa, che condivido pienamente. Quello che a me sorprende, non sorprende, è che l'antisemitismo è essenzialmente il frutto della cultura occidentale. Gli ebrei hanno fatto grandi cose nell'impero musulmano, nel califfato e in parte anche nell'impero ottomano, senza essere particolarmente discriminati nei confronti. Sì, dei musulmani sì, ma perché tutte le religioni erano di seconda categoria. Allora, l'Occidente in realtà, la nascita di Israele fondamentalmente è il frutto del senso di colpa che gli occidentali avevano nei confronti degli ebrei. Quindi questo senso di colpa che ha dato luogo alla nascita di Israele, che, come diceva Hannah Arendt, rischia di essere, come poi è avvenuto, una piccola Sparta circondata da popoli nemici. Ecco, oggi che l'Occidente è in crisi ed è messo, diciamo, in difficoltà dagli altri paesi del mondo, ecco, viene ripresa questa vecchia colpa dell'Occidente e viene condivisa da buona parte del mondo. Questo è un tema su cui bisognerebbe pensare. Io non sono in grado di dare un giudizio su questo problema, però secondo me è il problema. L'antisemitismo non esisteva in tutto nel mondo. Gli ebrei sono arrivati a essere sono arrivati anche in India, dove furono poi assorbiti, quindi scomparvero. Però ecco, quello che oggi non mi sorprende è da pensare come l'antisemitismo sta diventando parte della cultura mondiale, allorché esso era inizialmente un problema solo della cultura occidentale. E secondo me questo è un punto importante sul quale, secondo me, occorre pensare e discutere. Io non ho soluzioni. 1840, accusa di omicidio rituale di Masco. Certo, c'entrava la grande tutto. Come ricordarvi? No, 1840 c'entrava il colonialismo imminente, certamente dall'Occidente tutto questo viene posto, tutto questo arriva dall'Occidente, però poi divampa a un certo punto e con la nascita di Israele, beh, però già c'era, non dimentichiamoci
che il gran mufti di Gerusalemme aveva, era alleato di Hitler, questo non dimentichiamocelo, eh? Sì, però era, sì, ci sono sì, stati. Ma anche le gente, viene dall'Occidente questa cosa, sì. Che viene dall'Occidente. Ma certamente possiamo ricordare nel 28 i massacri degli arabi nei confronti degli ebrei, quindi non è che non, non era un frutto di antisemitismo, erano reazioni alla, alla colonizzazione, però appunto, quindi devo dire non erano frutti della cultura, no, certo. Erano, erano frutti, eventi ce ne sono stati, certamente. Però la cosa del micidio di cuore è una cosa che importa un concetto occidentale, e da lì da via poi è stata studiata come tale. Certo. Io sentiamo anche grazie. Grazie alla professoressa, solo una piccola osservazione. Allora, riflettevo, non mi sono scritta niente, non ho scritta niente. Prima del 7 ottobre, lei abbiamo sempre parlato di antisemitismo, soprattutto nei ultimi tempi, distorsione e antisemitismo erano diciamo due parole sulle quali abbiamo molto lavorato, anche studiato anche all'interno di corso di formazione, anche con io sto facendo un master con Silvia Letta. Quindi la parola distorsione proprio alla luce del peggio delle negazioni. E quindi si è questo fenomeno dell'antisemitismo, delle sue nuove forme, è già presente, era già presente. Però il mio pensiero è questo, noi 7 ottobre nelle scuole, rispetto alla giornata della memoria, abbiamo visto che c'è stato un atteggiamento contrastante. Non tutti hanno voluto percorrere nuovo fare dei percorsi di memoria, trattare questo argomento, ci siamo confrontati anche all'interno di questo master, pensando sempre alle colpe di Israele nei confronti della, della Palestina. E io, insomma, abbiamo risposto in che modo? Utilizzando quella lettera di Dario Vera, pensato, che ha risposto al professore Bilotti, che non bisogna comparare le due situazioni storiche perché sono diverse sul piano storico dal punto di vista geopolitico. Certo, ci sono degli elementi che bisogna, sì, si fa confusione ormai, lo so, però non è dove, noi come docenti, io parlo da docente anche se sono in pensione, abbiamo proprio questa responsabilità di fare, di parlare della Shoah, del passato, di quella memoria, no, e approfondire l'aspetto di oggi che è una situazione complessa ed è molto diversa. Quindi l'immaginario collettivo fa tutto un mucchio. No, d'accordo, però l'antisemitismo che è venuto fuori dalla, dal 7 ottobre in poi, dalla guerra di Gaza, esatto. È un'altra cosa. È un'altra cosa, però sì. Banalizzato. Banalizzato, infatti. E togliamolo dalla Shoah. Cioè, sì, togliamolo dalla Shoah. Anche se ci siamo collegati con Giuseppe, con Rocco Gianzante, che è il referente italiano lì, insomma, ci spiegava la complessità, il disagio del colore che si sta vivendo in Israele. Ci sono degli elementi comuni, quali l'indottrinamento nella situazione di Gaza, di Hamas, no? Questa violenza, questo odio che rimane. Questi sono gli elementi comuni con la vecchia situazione, ma poi i fatti sono diversi. Era solo un'osservazione, ecco, per dire come sia più importante oggi di parlare di queste cose, di percorrere quella memoria del passato per riuscire a non fare proprio la confusione, lavorare su quelle parole. Grazie. Grazie. Non c'è altro niente? Allora, tanti ringraziamenti che ho per scontati, anzi tutto il ringraziamento proprio per il gratuito di questi tempi. Sono contenta di parlare dopo con mia ex fisista, che si è laureata con invece il Palatucci, il commissario Palatucci.
e che continuano questo suo impegno. E dico questo perché vorrei, proprio su una delle cose che diceva come fare domanda, confrontare la situazione di oggi, nella quale ci troviamo noi, quando dico noi, specifico noi studiosi, insegnanti, ex insegnanti, sono esperti, comunque persone molto sensibili a questa tematica, altrimenti non saremmo qui. Noi oggi avvertiamo una differenza enorme con gli anni in cui eravamo protagonisti di un rinnovamento della didattica della storia, anche con ruoli istituzionali come quello che io ho rivestito presso l'Ufficio Studi e Programmazione del Provveditorato di Studi Napoli, in una congiuntura di vicenda in cui io ero lì. Gloria era all'Irsae e aveva già promosso nel 97 una bella mostra l'ebreo come diverso presso la casina Vitelliano, una prima comunale, c'era Francesco Severina, ricercatore, insegnante, soprattutto direttore del laboratorio di storia, il suo liceo per il liceo classico De Bottis. E c'erano molte, moltissime insegnanti che si rivolgevano a noi, a un gruppo anche più numeroso di queste citazioni che io ho fatto adesso, e non facevamo in tempo a rispondere a queste richieste, che erano richieste non solo di andare in queste scuole per tenere le relazioni, conferenze, per cooperazione, dalle scuole elementari, alle scuole medie inferiori, alle scuole superiori, ma anche erano dirette queste richieste, queste sollecitazioni, per avere una consulenza per allestire all'interno delle loro scuole dei veri e propri laboratori, storici che si occupassero di questa tematica. Questo avveniva anche sull'onda della legge. La legge 211 del luglio del 2000 che istituì in Italia il 27 gennaio come giornata della memoria della Shoah. In quel periodo, mi ricordo, ero appunto in ufficio studi, dovevo provvedere ad una circolare per invitare le scuole a vivere questa giornata, a far vivere questa giornata con impegno scientifico e didattico. Mi ricordo che io scrissi, fui chiamata a dirigere la circolare e in questa circolare citai, tra virgolette, uno straccio di un articolo bellissimo di Alberta Levi-Temin, che qui vorrei ricordare perché è stata la nostra Liliana Segre. Ciao cara. Alberta Temin è stata la nostra Liliana Segre. Non so quante volte siamo andate a prenderla, a Corso Vittorio Emanuele, portarla in scuole di Napoli, che veramente l'abbiamo scavalzata dappertutto, lei non si è mai tirata indietro. Ricordo che c'era un preside molto sensibile di una scuola, che era la scuola media di Curtis di Casatatore, che si prestava anche per andare a prendere tutte volte che noi non avevamo difficoltà. Sì, anche Gerarda, naturalmente con noi veniva allora anche con Bianco Ecco una volta, che era l'allora presidente dell'ANPI, ex partigiano della Bariglia. Perché rievoco questa situazione? Perché è una situazione di fermento importantissimo, etico, morale, oltre che di istanza di conoscenza nell'ambito storico, non soltanto di memoria. Noi ci proponevamo proprio questo, di trasformare
questa sensibilità sul piano della memoria in capacità storica e di approccio storico corretto. Perché quegli anni erano anche anni che già avevano alle spalle dagli anni 80 il revisionismo e il negazionismo più virulenti. Albert Demin diceva sempre: io ho cominciato a 81 anni ad andare in scuole e non smetterò di parlare di questo finché avrò voce. Il libro di Rosetta Lawrence ricorda questa espressione, ma anche un libro che scrissero due insegnanti con i loro alunni, due terze medie, che si chiama La storia di Alberta, un libro che fu pubblicato nel corpo ancora da Rosetta, di cui adesso non c'è più memoria, sono usciti altri due libri, uno della serie, uno della collana L'isola dei ragazzi, sempre su Alberta Levi, e la sua storia, la sua biografia. E Alberta diceva sempre questo: io ho 81 anni, sono riuscita a parlare di quanto è successo a me e alla mia famiglia e non smetterò di fare finché avrò voce, perché avvertiva il pericolo di quello che si era già stratificato negli anni 80, nel 2000, quando uscì la legge, e che era un antisemitismo profondo, io direi anche particolarmente insidioso. Allora, in quella circolare, io citai tra virgolette l'articolo di Alberta apparso sul Mattino, in cui lei prendeva spunto da che cosa? Dai cori antisemiti negli stati. Non dimentichiamo quali sono i luoghi in cui è iniziata questa svolta, neo-antisemita. Non soltanto le organizzazioni di estrema destra capaci di attrarre le giovani generazioni, quindi non parlo soltanto di Forza Nuova, Casa Pound, ma anche in Germania, cominciavano allora queste organizzazioni in cui i falsi protocolli di Siena venivano letti come se fossero la verità più pura e questi ragazzi venivano, come dire, indottrinati. E poi noi stessi ci siamo accorti ad un certo punto delle nostre scuole, quando facevamo le nostre conferenze, che nei nostri ragazzi si era insinuata questa virulenza dell'antisemitismo e l'antisemitismo che veniva fuori da certe domande, anche da una incredulità. E l'incredulità è stato sempre il problema più grande, sia per la memoria sia per l'insegnamento della storia. In Francia, nelle barriere, lo saprai benissimo, ci sono insegnanti di storia che non riescono a insegnare perché? Perché il loro servizio pubblico, le loro scolaresche reagiscono con una aggressività enorme. Abbiamo avuto anche un insegnante di storia che è stato ucciso in quella maniera terribile. Dunque, noi abbiamo segnali che vengono da 40 anni, credo, da 40 anni. Rispetto a questi segnali, sicuramente, ecco, citato Alberta, possiamo parlare di Viviana, con la quale tu hai iniziato, giustamente. Ma adesso io mi chiedo, allora noi fummo subissati da richieste da parte delle scuole che chiedevano il nostro supporto per celebrare bene la giornata della memoria. Ma adesso qual è la situazione? La situazione è un po' quella a cui ha fatto riferimento a questa giornata. A volte non si riesce a organizzare la giornata della memoria, perché tra gli insegnanti stessi, io ho avuto negli ultimi anni, quando insegnavo ancora al liceo, un collega di fortemente antisemita, il quale quando nominava Furio Colombo lo chiamava il delinquente, pensate un po', il delinquente, questo è la sala di soli, ma questo anche con i suoi delinquenti, dappertutto. E all'università, nella mia università, si interversava tutti gli
quel giornalista che adesso credo sia in pensione, non mi ricordo il nome, che veniva a proiettare il video e che era un convinto assertore della battaglia, altro che. E una volta che io mi sono alzata, sono andata per curiosità a sentire, perché naturalmente attirava molti studenti, anche affollatissime, era un giornalista della televisione, quindi anche di questo, e mi sono alzata a fare una domanda, non mi ricordo neanche più quale, e sono stata aggredita in modo terribile, e nessuno nell'aula, né tra i miei colleghi né tra gli studenti, ha preso posizione. Quindi, ovviamente, questi non sono indizi, questi sono prove pesanti. Allora, quando noi arriviamo al 6 ottobre, e il 7 ottobre vede questo ribaltamento, cioè il forum, l'assalto subito, diventa qualcosa quasi che gli ebrei stessi hanno provocato sulla sua vita. Allora, a questo punto, come dire, la tecnica del ribaltamento stava già tutta in un certo diviso, adesso con noi più di peggio, perché le cose si sono stratificate. Sì, sì. Non sto andando via. Niente, allora io concludo rapidamente. Gli assertori di apartheid sono organizzati, sono organizzatissimi, non sono sparuti, isolati, e questi tre nuovi pregiudizi, questi tre nuovi impatti, l'apartheid, il genocidio, il terrorismo, sono più che serpeggiati, colonialismo più in una sede più raffinata, gli studi postcoloniali, eccetera. Ma gli altri due, genocidio perché la Corte dell'Aia, eccetera, eccetera, e che questo si dà fino a, come dire, amplificato l'inizio di questo conflitto. La battaglia, già più da tempo, già passando le scientifiche, allora, loro penso che siano organizzati, loro, i sostenitori, i diffusori di queste immagini, questi equivoci, questi termini, come tu li hai chiamati, queste parole. Però, dall'altra parte, io vedo ancora molta povertà di mezzi e scarsa organizzazione. E questo si collega anche ad una certa superficialità, adesso scendo di scala, vengo in Italia, ad una certa superficialità anche nel valutare le prese di posizione, le insidie di questo governo, no? Io non condivido coloro che superficialmente esorcizzano tutto con quella argomentazione trita e ritrita, persino troppo banale, scontata, no? Il fascismo non può tornare così come sta, ma questo lo sappiamo tutti, noi parliamo di rischio e insidiosità di certe prese di posizione, non pensiamo che il fascismo si riproponga nei termini del passato, pensiamo invece a delle forme rinnovate di fascismo, anche attraverso l'assentismo, il razzismo, il rifiuto dell'altro, il rifiuto del diverso. Quindi, sì, io oggi l'appello a fare chiarezza, a eliminare, a liberare il campo da questi tipi, cioè il campo culturale che è più troppo ordinato. E però ci sono anche i mezzi, strumenti per una certa organizzazione. Io non so, i nuovi insegnanti, le nuove generazioni di insegnanti, ma parlano tra di loro. Chiudo con questo interrogativo. C'è la risorsa umana adesso per fare questo lavoro nelle scuole? E se c'è, è preparata, è impreparata, è anch'essa inclinata da questi pregiudizi? Io sono pessimista. Grazie, scusate. Mi sono allora, solo dire una cosa. Una piccola cosina, scusa. Devo dire però che noi come fondazione abbiamo continuato sempre. Siamo la 15esimo anno in cui abbiamo fatto il giorno della memoria, hanno diritto un bel numero di scuole, hanno fatto l'albergo anche ragazzi. Infatti,
No, comunque insomma, sul lavoro della scuola abbiamo degli ottimi esempi, insomma, quindi vorrei rassicurare altre niente. Cominciate per me con il fatto che mi prego sentito parlare quando da ragazzino ho letto il Manessine, quindi non ci si può però, per dire che ero una studentessa del liceo, anche di legge e di perciò mi piace di soprattutto grazie. Andiamo alla discussione, andiamo alla prossima. Io devo concludere, concluderei dicendo che sì, il mio era un appello. Il mio era anche un appello disperato, non si tratta solo di combattere l'antisemitismo, ma si tratta anche di fare molta attenzione a quello che sta succedendo in Israele e dire chiaro e tondo quello che sta succedendo. Perché se lo si nasconde, abbiamo chiuso noi, abbiamo chiuso loro e tutti hanno chiuso. Abbiamo di fronte. Probabilmente succederà lo stesso se Trump vincerà le elezioni in America, però comunque fino a che questo non succede, e spero anche dopo, abbiamo bisogno di tutte le nostre forze. Forze non solo per combattere l'antisemitismo, ma anche per, e qui mi rivolgo agli ebrei della diaspora, essere partecipi e rendersi conto di quello che sta succedendo e prendere posizione. Io dicevo continuamente cose dagli Stati Uniti, da New York, di gruppi che si muovono, fanno manifestazioni, eccetera. Non mi risulta che questo succeda in Italia. Grazie.